Benvenuti o bentornati su ABC, io sono Andrea e questo è il mio canale. Oggi nuova review di un prodotto che sto usando in questo momento. Una crema molto particolare di un marchio non troppo conosciuto, ma un marchio comunque specializzato in creme. Parliamo di RVB Lab The Skin, che è presente la sezione farmaceutica del marchio Diego Dalla Palma, e parliamo della nuova crema Microbioma. Qual è la caratteristica della crema e della linea Microbioma? Perché non esiste solo la crema, esiste anche il detergente e vari sieri. È che loro, oltre ad avere il brevetto Yellow Smart PGA, che è il brevetto antietà con ialuronico e diversi pesi molecolari, vengono le creme e la linea Microbioma hanno dentro pre e probiotici per aiutare la microflora della pelle, che è messa alla dura prova in questo periodo, nell'ultimo anno, dalle mascherine che alterano completamente la microflora, creando un ambiente umido, costantemente umido, e comunque va sia a disidratare che alterare la flora. Quindi, oggi recensiamo appunto la crema. È una crema mousse, quindi è molto, molto, molto morbida. Mi piace molto, mi ha dato un po' di fastidio la pelle con dermatite, ma non è, è da prendere con le pinze questa affermazione, perché comunque ero sotto stress, avevo una pelle, già reattiva quando l'ho iniziato a usare. Infatti, tutta la linea Microbiome è certificata anche per pelli fragilizzate da chemio e radio. Quindi attenzione, è una linea assolutamente sicura e super delicata, ma efficace, ecco la cosa particolare. Vi dico subito, la crema costa, se non sbaglio, o 40 o 50 euro, una cosa del genere, costicchia, ed è un 50 millilitri, quindi è un po' costosina. La consistenza, vi faccio vedere, eccola qui, è una crema mousse, un po' emulsione, è una consistenza strana, vedete, è un'emulsione mousse, non è per niente appiccicosa, ma proprio per niente. Ve la vado a mettere sempre qui sul mio quadrante superiore, la fronte, dove ho le rughe che odio follemente. Non è per niente grassa, è molto molto, si stende molto molto bene. Se avete una pelle particolarmente secca, tipo la zona qui tra gli occhi, io ce l'ho sempre molto secca e segnata, non basta come idratazione, è troppo leggera. Invece per una pelle normale, una pelle mista, va benissimo, perché non va a ingrassare, però dà appunto idratazione dopo la detersione. Il profumo, ovviamente, essendo testata per pelli fragilizzate su chemio e radio ed essendo venduta in farmacia, è un profumo delicatissimo, non è allergizzante, e spesso è un profumo degli attivi all'interno della crema, quindi su quello potete stare tranquillissime o tranquillissimi. Quindi vi dicevo, il profumo è molto leggero, può anche piacere o non piacere, a me non dispiace, cioè non è né che mi piace né che non mi piace, è un profumo normale di una crema, niente di più, niente di meno. Mi piace molto l'applicazione puff, perché io non amo mettere le mani nei vasetti, non mi piace per niente perché lo trovo poco igienico. So invece, perché ho tante clienti che odiano queste cose qui, perché vogliono il vasetto per prendere con le mani, però lì è una questione proprio di igiene, che a me non piace toccare i vasetti, anche se io comunque mi lavo sempre le mani prima di applicare la crema e applicare i prodotti. Vale 50 euro? Sì. Costa un po' troppo? Secondo me sì. Diciamo che la linea RVB Lab, questa costa perché è molto tecnica, la linea RVB Lab, per esempio la crema Yalu C, che è una delle mie preferite, che costa sempre 50 euro, e insomma, secondo me è superiore a questa, però è anche vero che questa è una linea tecnica per pelli fragilizzate e quant'altro, quindi per me è un sì, è un 7-8 pieno di voto, non è per tutte le tasche ovviamente. Fatevela provare se avete una farmacia che vende RVB Lab, perché è una linea tecnica non troppo conosciuta, e vedete se insomma vi potete trovare bene. Vi saluto, vi ricordo il mio motto, cioè che i miracoli non esistono, ma la costanza fa assolutamente miracoli, con un protocollo giusto per la pelle, e vi mando un super mega bacione. Kisses!